Ciao a tutti, proprio oggi alla Gardenia è uscita la collezione Dior estiva. Non mi ricordo il nome, però mi è piaciuta, cioè ci sono dei pezzi che mi sono piaciuti tanto. Alcuni non li ho presi perché sono, come esempio, gli smalti, perché sono smalti che diciamo già ho colori simili, ad esempio il giallo, il rosa più chiaro, il rosa più scuro, eccetera. E ho preso solo due prodotti: la palette, la Cinque Couleurs, la numero 556 Contrast Horizon. E il Top Coat Tie Dye. E diciamo, e questo è quello che ho preso. Palette ne sono uscite due, quella che ho preso io che vi ho fatto vedere e che anzi che adesso vi farò vedere e un'altra sui toni marroni, quindi diciamo che è una palette nude. Ovviamente quella che ho preso io non è una palette nude. Poi sono usciti anche i rossetti bicolore, dove in pratica sono rossetti. Allora, ad esempio c'è quello rosso con la scritta CD, che sono le iniziali di Christian Dior, e se il rossetto è rosso sono scritte invece in rosa, quindi diciamo bicolore. Quando vi provate sulla pelle il rossetto, vedete che fa queste variazioni di colore, dove ad esempio in mezzo è più rosa, cioè è il rosso mischiato col rosa, invece all'esterno è proprio rosso. Secondo me è molto bello. Non adesso, però credo che più là lo prenderò. E diciamo, questo è quello che mi ricordo, perché diciamo l'ho vista per due secondi proprio. Allora, iniziamo con la palette. 556, Contrast Horizon della linea Cinque Couleurs, questo è il rivestimento della palette, la togliete da questo cuscinetto. Anche qua dietro trovate il nome e il numero, la linea, sono 6 mesi dalla data di apertura. Questa è il foglietto illustrativo che c'è all'interno della palette. Andiamo a prendere la parte italiana. Questi sono i trucchi che dicono loro di fare. Questa è come dividono loro la palette. E questo come fare il primo trucco. E questo come fare il secondo. Cioè in pratica la prima con i primi tre. E l'ultimo invece con i due in basso e quello centrale. E questa è la parte in italiano. Schiacciate qua e aprite lo specchietto e questi sono i colori.
avete due doppi pennelli, adesso ve la sboccio. E questi sono i colori. Questo è il verde superiore, questo è il giallo senape superiore, questo è il bianco tipo eyeliner che è in mezzo, che sarebbe questo. Questo è il marrone sotto e questo è il verde petrolio sotto. Ottimi colori veramente, poi soprattutto il verde petrolio e il giallo senape con la bronzatura sono proprio perfetti, infatti l'hanno messa come palette estiva. Poi nel box vi scriverò il nome della collezione estiva di Dior, perché sinceramente proprio non me lo ricordo, anche perché l'ho vista 2 secondi, sono rimasta colpita dai 2 prodotti, sono andata subito a vederli. Poi ho preso questo Top Coat Tie Dye Top Coat Variation de Couleur Ombre Effect Top Coat, quindi questo dovrebbe essere un top coat fatto per il degradé. Il numero del top coat è 869. Lo vedete anche qua. Togliete il tappino e girate questo. Vi voglio far notare che il colore sembra come il top coat liquido uscito nella collezione primavera, usa Cheeks e Lips usato diciamo per le labbra e anche per le guance per fare blush, diciamo. Allora, questo è un top coat che rende tutti gli altri smalti più rossi. Allora, io ho usato su un'unghia questo della Peggy Sage, che è il numero 5202 Eva, questo è il colore, il risultato è questo, l'ha scurito il colore. L'ha scurito il colore. Da verde chiaro l'ha fatto diventare verde più scuro. Poi ho usato questo della Pupa, un Lasting Color Velvet Matte, lo 002. Che è un porpora matte. Il risultato è questo. In pratica ha fatto diventare il colore più rosso e ha tolto l'opacità. Poi
ho usato questo giallo, la Lasting Color Gel della Pupa, il numero 81. Vedete il colore, questo giallo, diciamo, è un giallo mischiato un po' col verde, non è proprio il solito giallo giallo. Con due passate è diventato così. Diciamo, è diventato non proprio arancione, però diciamo è un colore tra l'arancione e il marroncino. Poi ho usato questo, che è sempre un Lasting Color della Pupa, il 711, che è un azzurrino chiarissimo. Da così è diventato così. Diciamo, oltre ad averlo scurito, l'ho atteso sul viola. Quindi diciamo è un cambio colore interessante.